Ciao bambini, come state? Io bene. Attenti che vi mando un bacio grosso, 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 eh. Prendetelo. Pronti? Ecco, l'avete preso tutti al volo. Bene, bene. Adesso con il mio bacino, anzi baciotto, cara, grosso, grosso, dentro la manina. Iniziamo a fare un po' di ginnastica. Pronti? Pugnetti chiusi. Apro e chiudo per 10 volte, perché oggi lavoriamo proprio con le dita e con le mani per imparare a scrivere, a tenere in maniera corretta le matite, i pennarelli, i pennelli, ma anche proprio ad esercitare un po' le manine. Pronti? Contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E adesso suoniamo il pianoforte con tutte e due le manine. Blin 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 blin. Muovere bene 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 le dita. Bravissimi. E adesso prendiamo una manina e facciamo andare il pollicione da tutte le dita, una alla volta. Prima dall'indice, il medio, l'anulare, il mignolo. Poi torniamo indietro, il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice. Ora proviamo con entrambe le mani insieme. Pronti? Difficile, eh? Girasoli però devono riuscirci. Gli altri provano. 1, 2, 3, 4. Torniamo indietro. 3, 4. Bravissimi. Ora ci sta bene anche la canzone delle nostre dita. Non sono molto intonata, ma ci provo, dai, casomai ridete. Però voi le paroline le conoscete, allora la cantate insieme a me, ok? Il pollice viaggia con l'autostop, l'indice spesso dice di no, poi viene il medio e pensa chissà se l'anulare l'anello ce l'ha, ultimo il mignolo ed è piccolino, salta dappertutto. Un po' birichino, poi tutti insieme suonano il piano, fanno ciao ciao e si danno la mano. Ve la ricordavate? Oh, adesso che abbiamo le manine belle calde con le nostre ditine belle sciolte, le mettiamo subito all'opera, al lavoro. Intanto vi dico cosa vi serve: un foglio e un pennarello. E poi userò il coperchio di una scatola o un vassoio piccolo, una vaschetta o un vassoio gigante o la teglia del forno, una superficie abbastanza ampia e bassa in cui dovremo mettere dentro della farina gialla da polenta. Meglio questa gialla piuttosto che quella bianca, perché questa gialla è un pochino granulosa e riusciamo a muovere meglio le manine. Allora, dobbiamo creare un piccolo strato di una piccola superficie di farina di polenta. Eccola. Basta scuotere un pochino e diventa come un foglio giallo. Adesso questo foglio è pronto, ma prima di utilizzarlo dobbiamo fare sul foglio bianco le cose di cui abbiamo bisogno. Cosa abbiamo bisogno? Dei segni grafici. Allora, io in fondo al video vi lascio l'immagine dei segni che ho preparato, però se qualcuno vuole prepararseli da solo su un foglio, basta far così, prende il foglio. Lo piega a metà per darsi una misura e ancora a metà.
così. Lo apriamo e vediamo che il foglio è suddiviso in quattro parti abbastanza regolari con le piegature. In ogni zona facciamo un segno grafico. Ve li ricordate? Magari le margherite, le violette, i tulipani, no, ma i girasoli sì. Cosa sono i segni grafici? Sono dei segni precisi fatti, ora vi mostro. O a forma di montagna. Ecco qua, questo è un segno grafico. O con le onde del mare. O con le colline, in cui sembrano quasi dei salti. Ecco qua. Oppure una linea dritta. O dei cerchi, delle spirali, delle croci, degli asterischi. Io qui, ecco, adesso vi mostro, ne ho fatti altri, ma dopo averli fatti potete tagliare le strisce e qui io mi sono creata proprio, guardate, com'è che si chiama? Eccolo qua. Un campionario di segni grafici. Lo vedete? Aspetta. Quanti? E adesso questi segni grafici li proviamo a fare nella nostra lavagnetta di farina, nel nostro foglio di farina gialla. Eccolo qua. Scegliamo un segno grafico. Io scelgo. Oh mamma! Scelgo questo più difficile. E con il ditino provo a realizzarlo sul mio foglio. Premendo un pochino riesco a vedere la superficie. Ecco qua, guardate. La superficie della scatola, così si vedono bene i segni. Poi basta picchiettare. O scuotere un pochino e ritorna per magia un bel foglio giallo. E posso ripetere altri segni, ma non solo i segni grafici. Possiamo fare anche dei disegni e i grandi possono allenarsi anche con le letterine e i numeri. Possiamo usare prima il ditino, ma poi anche il pennello o una matita o il pennarello con il tappo, ricordandoci dell'impugnatura corretta. Vero? Pollice e indice si danno il bacino mentre dietro il medio li tiene vicino. Questa è l'impugnatura corretta per poi fare i disegni, scrivere, fare quello che volete su questa lavagna speciale. Ora vi lascio il link con la canzone delle vocali. I girasoli, vediamo se la ricordano, che l'abbiamo ascoltato un pochino di tempo fa. E anche gli altri bambini così prendono un pochino di dimestichezza con queste letterine. È molto divertente, potete anche ballarla. Ciao, buon divertimento! Un bacione, un altro. Ciao!